Добре дошли на всички. Благодаря, че участвате и в този редовен наш семинар. Добре дошъл особено на Паоло Елиотери, който е професор в Венециански университет Ка Фоскари, един от най-големи специалисти по палеография, професор по палеография и по кодикология в Венециански университет, който е работил в една част от работа на реперториум на гръцките византийски кописти. И на нас ни е интересно да разберем как те са работали и какво са направили, как са избрали какво да пишат и такова нещо. Мисля, че на нас се ни е много интересно за нашия проект, което има като един от цели да се направи един реперториум на славянските, южнославянските кописти от 14 век. Нашия реперториум ще бъде онлайн, обаче мисля, че много имаме да научим от опит на колегите грецисти, както видяхме вече миналия път с Брижит Мондрен. Тогава дам дума на Паоло, за да започне да ни обясни нещата. Ringrazio Paolo Eleuteri, professore all'Università di Venezia di Codicologia e Paleografia, uno dei grandi paleografi che abbiamo in Europa. E lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Gli ho chiesto di parlare con noi del progetto del repertorium a cui ha partecipato, del repertorium dei copisti greci a cui bizantini a cui ha partecipato, e gli do la parola perché ci racconti un po'. Lui parlerà penso in inglese un po', vediamo, sì. Vediamo come va. Sì, quello che vuoi, anche tedesco se vuoi, cioè, ho parlato tedesco tutta la mattina, quindi intanto mi scapperà qualche parola di tedesco, ma insomma, non importa. Ok, thank you for your invitation. I'm happy to be with you and I hope especially and hope that I can be somehow useful for your considerations and for your ideas about, if I right understand, repertory of Slavic copies, scribes, so I don't know what you have in mind. Okay, and I can bring my that is our reality, our experience on the study of Greek scribes, Greek Byzantine, let's say Greek scribes, in the Middle Ages, in the Renaissance. I speak very, very brief. I don't, I just want to clarify what we did, of course, and how we did it, how we work it on this project. Maybe this can be more useful than other things that I say. Ok, repertorium, Greek copyist. Proviamo, Marco, a vedere se sì, la condivisione funziona. Aspetta un attimo, condividi. Ora, dovresti avere la possibilità di condividere. Ecco, facciamo subito la prova e vediamo se c'è. Eccolo qua, si vede, condivido. Si vede, Marco? Cosa dici? Sì, si vede bene. La title page. The title page of the third and last volume until now, last volume of the Repertorium de Grecischen Kopisten, with the manuscripts of Vatican Library and Rome and the libraries of and Rome libraries. The authors are three. There have been three Hans Kamitschek. They were formerly keeper of the manuscripts in the Austrian National Library. And Dieter Halfinger was the professor, had been professor of Greek literature in Berlin and then in Hamburg, and myself. Okay. This 1997 is published this last volume. Repertorium de Greek Syncopisten. What does it mean? This is also nothing less than the enumeration and the analysis of the scribes of all the Greek manuscripts from
800 until 1600. Why 800? 800, why this is the first, the date of the first dated Greek manuscript, 800, in Rome, written in Rome, but not in Byzantine Empire, but in Rome. And 1600, there's no fixed date. This is just, let's say, the end of the 16th and beginning of the 17th century. That's just the meaning of 1600 in reality. In this process, let's say the repertorium, that's more correct, is redoing an impressive work of its time. This is the Greek Schreiber des Mittelalters and the Renaissance. This is the Greek scribes of the Middle Ages and Renaissance by Marie Fugel and Vito Gathausen, published in Leipzig, 1909. I'll show you the pages. Okay. This one. Okay. Griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, my Fugel Vito Gathausen. Okay, 1909. What did they do? Okay, they compile their lists primarily from, not directly, but primarily from published catalogs. It's a second-hand work, let's say so, mostly a second-hand work, not all. It's based also on manuscripts, catalogs, then available, rather than first-hand consultation of the signed manuscripts. We have to say that at that time, the beginning of the last century, the first-hand consultation was normally not always practicable. And so their pioneer work, this is really a wonderful work for that time, their pioneering work has perpetuated the errors of the catalogs, of the former bibliography, catalogs that are, of course, now mostly obsolete, old. But it provided scholars with many possible attribution of manuscripts, but not the means, let's say so, not the means to test them. Wonderful work, but second-hand work. I can show you one pages, not just two pages. What they did. Okay, yeah. Moment, I find a page. If I can, okay. Well, another is the same. Okay. Find me more manuscripts is better. Okay, here, for instance, here, no. It's the same. Okay, here, for instance, Ambrosios, Hieromonachos, Egumenos, Thesmonese, Tessio Paragias, Otoko, and so on. They begin with the dated manuscripts, 1530, 1535, 1537, normally from catalogs. When they don't say something else, normally it's from the notice, the items are from catalogs. Dated manuscripts in the first place, chronologically ordered, and undated manuscripts, yeah, undatiert. Paris Supplement, si homo addenda su inventar. Or Ambrosios or Leon or Leos, dated manuscript, yeah, just dated manuscript in Moscuensis, in Dresdensis, in Mutinensis. Okay. And so here are, of course, not only Greek scribes, but also Western scribes, or let's say Western scholars, that wrote in Greek or copied something in Greek. Something else, if I find something better. Let's say so. Notice page 42. Okay, let's see. Wait a minute, I find something better. Okay, let's say so. Okay.
But yeah, okay. Yes. Aristobulos, Apostolides, Hierodiaconos, very famous, not only copist, but also not only scribe, but also scholar. Dated manuscript, not dated, dated manuscripts, ordered by library. Okay, we copied a lot of manuscripts. Normally, as I say, this indication from second hand, from catalog here, from Paris, from Aumont catalog for the Greek manuscripts. Normally, the Fugel and Gatthausen, they didn't control the attribution. Okay, the dated manuscript, okay, maybe it's right, but they didn't control always the attribution of manuscript that are unsigned, where the name of the scribe doesn't appear. So I spoke before about mistakes that we find in the literature, of course, no, in the bibliography, in the literature. Okay, what is the meaning of such a work, not only a work of Fugel and Gatthausen, but in general, works about scribes, then repertorium of scribes. Also combining the prosopography, no, of Greek book production with a systematic, a systematic classification and description of scripts. And the repertorium advance both Greek paleography and our comprehension in general sense of the intellectual life of Byzantine Empire, no? In the post-Byzantine world and the Greek emigres and humanists in the West from 800 until 1600. As I said before, until now, have been published three volumes, each divided in three parts. The first volume, 1981, is dedicated to the manuscript of Great Britain and Ireland. The second volume, 1987, to French holdings, primarily in the Bibliothèque Nationale in Paris. That is the largest collection of Greek manuscripts outside the Mount Athos. So about 5,000 Greek manuscripts that are in Paris, in the Bibliothèque Nationale in Paris. And the third volume, what we said before, is dedicated to Vatican Library and the libraries, and Roman libraries. This is the first difference. It makes a really big difference. And I think you have to think about that. Fugel Gatthausen made the repertorium alphabetically ordered from alpha to omega. We think that this was not convenient. Think about that. Copies we begin, of course, with letter A, alpha, or beta, or the same. And then you have to see all the manuscripts in the world to find out the scribes whose name begins with alpha. And you come never to an end. Maybe we were just about alpha or beta, maybe after 30 years. The best solution was to a geographical order, Great Britain, Ireland, France, and Rome and Vatican. In our thinking, there was the fourth volume had to be the Central Europe, Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, and I don't know what else. That's where. We could make three volumes. Otherwise, we were maybe
at the first volume with alpha or maybe beta, I don't know. as I said, each volume is divided in three parts. The first part, that is what we see yes now, lists the scribes and their manuscripts. We'll see some pages then. The second part defines the paleographical characteristics. For each scribe, there is a brief characterization of their script. This is a little bit problematic. It's not so simple. It's not all problematic. This is a concise description of each scribal hand and a summary of accent and punctuations and characteristics, abbreviation or signs or something special. The third part reproduces examples of the scripts of most, but unfortunately, not all scribes. This was a big problem for us to get photos. Let's say we speak about 30, 40 years ago. Nowadays is a little bit different, but at that time was really difficult to get photos. And in most of the cases, it was due to the inability of some libraries to supply the necessary photographs. And so not every scribe has a photo, let's say so. Okay. Let's see. One sample, I just noticed some pages. Vediamo cosa succede qua, 39. Vediamo qua. Sì, è lo stesso. It's the same. Ok. Following Vogel and Garthausen, we list each scribe alphabetically, but their first name in Greek, Demetrios, Demetrios Kidones, Demetrios Moskos, and so on here, Demetrios Tribolis. Conveniently obviating problems of transliteration for a language that had begun to be pronounced more like modern than ancient Greek. Scribes with family names precede those without family names. Demetrios. Demetrios is with family names, no? Demetrios Grypso, Demetrios Damilas, Demetrios Zenos, Demetrios Raul, and so on. And then Demetrios with name, and then comes the Demetrios, just Demetrios, no? 172, Demetrios, 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 and so on. And also the Latin scribes, let's say Latin scribes writing in Greek and inserted in the appropriate places. Okay, find, I don't know, yes, se trovo un copista occidentale, vado a caso. C'era pagina 38, mi sembra. Cosa ho perso? Pagina 38? C'era un copista in latino, con i caratteri latini. Ah, sì, va bene. 38 hai detto? Ecco, David Wagnerus. Okay, 38, quindi sarà, non so. No, 72, più. Giusto? È qui, questa pagina qui. Di 159. Dov'è? 150, ah sì, no, non l'ho mica visto. David Wagner, esattamente, un tedesco, insomma, no? Sì, ok. For instance. Also, each entry presents biographical details. Oh, it's not the right place, something more. Here, Demetrios Kidones, for instance, no? Of course, in German. Biographical details, contacts, and association with other scribes. Something, it's not in the right place or something, okay.
manuscript possessor of the first generation, this is always useful, and bibliography that pertains to the scribes, as literature here, no? Bibliography that pertains to the scribe, not necessarily to the manuscripts, just bibliography about of the scribe, let's say so. No? Okay. Let's find something else with other notices. For instance, here number 177, also biography, okay. This is Demetrios Sinaites, paleography. Ductus en lich, also sein ductus is similar to Johannes von Corones. No? Number, some brief, of course, paleographical notations. No? As you see, we begin with the dated, when we have something like that, we begin with dated and subscribed manuscripts. Well, the Demetrios is just one. With dated manuscript, and then with not dated manuscripts. And then at the end, when the case is mistakes, as let's say bibliographical mistakes. For instance, here, if you say number here, pages 76, number 170, Demetrios Cricinios, Byzantine philologist scholar, here at the end of the entry, error, as a mistake, no? That means that Vaticanus 87, Vaticanus 12, and so on, are mistakenly attributed to Demetrios Cricinios. Somehow in the bibliography there is a mistake, according to us, of course. Let's see, troviamo qualcosa di un po' più abbondante, vediamo un po' più abbondante, di notte dove si vede qualcosa in più, no? Prendo il mio cognome, Eleuterio, se sto qui per caso, cioè, no? Un copista Eleuterio, so we begin with the dated manuscripts, 1382, 1388, 1393, and of course the shelf mark of the manuscript, but this means Vaticanus Graecus, of course, yeah. 899 folios, 98 recto until 118 recto, date 1382, and also month and day, and place, when we have place, Euripos, and the content, brief content of the manuscript, Joseph Philosophos. Or Rome, this is Bibliotheca Angelica in Rome, number 29, folio 1 to 136 verso, and the others. Date 1388, July 24 in Mitilene, collection of astronomical texts, and so on. And after that, let's see, this page, no. Not to help you. Okay, no, that's fine. And that's fine to end. Then we go to the undated manuscript. This is the most, I think this is the most important thing in our repertorio. Let's say the major contribution are the attribution of new and unsigned manuscripts to specific scribes, and the correction, of course, of numerous incorrect attribution. Here, when you don't see a date or other sign, for instance, this asterisco here, no? Manuel Adramitenos, number 187, for Vatpal 115, Vaticanus Palatinus Graecus 115, you see an asteriskos, that means there is a name, the name of the scribes, but without data, without data, okay? Without data. The other
the other manuscripts that you find here, without any other sign, that are our attribution on paleographical criteria. Just paleographical criteria. Well, just to read this one, let's say something more. Hermanos Barbaros, okay. Something wrong. Okay. If you read with me, 198, Elias, no? Elias, yeah, Vaticanus Graecus 414, folios, and so on. Okay, so that is dated 1021. Okay. And that is clear. And also by Isaias, the following number, Vaticanus 676, is not dated, but there is his name, the name of Isaias, somewhere in the manuscripts. Okay. And so Tealdus, of course, and so Theognostos, and also the other one, but we find something. Number 215, Theodoros Rendios, the second half of the 16th century. You see the first manuscripts, but Berinianus Graecus 130 is dated, okay. Three other manuscripts are not dated, but there are letters or some. The two other, Vaticanus 1902, there is a letter by him, there is his name or something like that, and so the following. But the third one, Vaticanus Barberinus 84, there is no name, there is no date, there is nothing, it's just our attribution. On paleographical grounds, we attribute his writing to Theodoros Rendios. And so you can check the other. That's it. This is, I think, the major, our major contribution. This is also dangerous, of course, you know, we make, of course, many mistakes, I suppose. the other important things that different but from Fugger and Garthaus and from the others, all the manuscripts have been examined and checked by one of the authors, one of us, in the original. No photos, not anything, microfilm at that time, in the original. Not only, but the attribution, we spoke yet about attribution, the attribution will be checked by all the authors, and attribution based on only one editor's viewing are so marked. I don't know if there's somewhere, some name of one of us that this is that we did have the possibility to control, to check it out. Of course, I can find anything, but okay. But we didn't, well, our work was so, we divided among us the libraries and manuscript collections. Well, for instance, Vatican Library. We divided about 4,000 manuscripts, 4,000 Greek manuscripts in the Vatican Library. We divided collections or part of collection among us. For instance, I made all the Barberini collection through, that's about 600 manuscripts and third part of the Vatican Greek font, Vatican font. And the other with Palatino Fond and Redivivenses and so on. And then we ordered photos that we speak about that in a few minutes. We ordered a photo and then all together, all the three, we meet each other normally twice in a year in Vienna, and we are guests of National Library, Austrian National Library, and we check it together, all the photos and all our attribution we made in the libraries. We made in the libraries. Maybe right or maybe wrong, I don't know. No?
Sometimes we didn't have, as I said, the possibility to check it. We didn't have photos, and we trust, let's say, so the our single attribution. If Professor Halfiger said, okay, this is the writing of X, okay, maybe it's right, okay, and his name is was near the the shelf mark of the manuscripts to testify that, you know? And also when there is an autograph, that this is the case in the Renaissance, when you have the scholars or writers that wrote something in Greek, autographs are indicated with a little circle, and you said before, we saw before, it's named somewhere and is an autograph. I said that we saw every single manuscript in original, and to make that we need, of course, time and money. So long the Austrian Academy of Science paid us, okay, then they didn't have any money more, so they said, and the project for us was finished. We didn't have the possibility to make up otherwise. And we, let's say, we compiled for us, of course, let's say, a kind of template for a description of the codex. You have to think how much time you need for a description, for such a description. There is no catalog. There is, we didn't make a description for a catalog, for a manuscript catalog, of course, no? Just for the purpose of repertorio of scribes as well, any purpose. How much time do you need for such a description of a manuscript in original, in front of a manuscript, let's say so, no? Okay. I don't know. We thought about 30 minutes. Don't be afraid. 30 minutes was the time. At Vatican Library, just an example, Vatican Library, 4,000 manuscripts. How much time do you need to see 4,000 manuscripts? Year and year, okay. What we need to sign in this template, just few things, but very important, of course. General data, support, that is easy, parchment paper, okay. Number of leaves, okay. Measurement in millimeters, measurement book block and text block also. It's not unimportant text block. Then we try to date the manuscript, if it's not dated, of course. That's the most of the cases is not dated, of course. And one word about the origin, let's say, Greek minuscule of maybe, I don't know, Creta, or I don't know. And then, of course, the most important thing, scribes. This is the main scribe, or main scribes, of course, and also the annotators, readers. And for each of the scribe, if there are more than one, of course, you have to say from folio B to folio, and from folio, the second scribe, from folio bis folio, and then annotators and writers. Folio, one recto, annotation by hand of the 17th century, something like that. No? Or through the manuscript, many annotations from two hands, one of the 15th century and the one of the 16th century. We don't know if it's useful, but maybe. In the case, you have to write it, also the annotator and the scribes. Is the manuscript homogeneous, or is made from different parts, different codicological units?
maybe from the same time, maybe from different times. This is also worth to notice. Also, no? Decoration. Oh. Decoration, decorated, not decorated. We need some, not so much. Fully decorated, the red initials of the binding, original binding, old binding, new binding, or something like that. If you have the competence to say something more, of course, French binding of the 17th century. Okay, it's not always the case. Then, of course, provenance. This is the history of the manuscript from the time of its production, of course, to the, until the present day, or the day when the manuscript came in the library was actually now conserved. That is also owner's note or notes, so some more than one, of course, and also I say the former shelf marks, ancient or modern. You see very often in the beginning of the manuscript, the fly leaves or first folio, some numbers or letters or sign. You don't understand what they mean. Doesn't matter. Right. Well, let's see, 22. Okay, folio eins recto, below number 22, maybe 17th century. Okay, I don't know what the meaning of this 22 is, but maybe someone else knows. Maybe it's the side of the manuscript in the library or the, I don't know what. Okay, you have the possibility to see the manuscript in the original. So I think you have to notice more than a few things. You don't see the manuscript no more in your life, maybe. No? And you maybe you know what important is or what not important is. Okay. And then, of course, the photos. We notice in this template, we notice which folios we need a photo. How many? Okay. How many? I don't know. There is no fixed number, but let's say minimum one photo for each hand. And be careful to choose a significant folio. Not always the first one, not always the last one. The scribe, as the scribes, often change their way of writing during the activity of copying a manuscript. At the beginning, maybe they are more careful. Then they're borrowing, and maybe after 200 or 300 folios, they write in something different way, not just in the first folios, as they write in the first folios. So you choose a good folio, I mean, from the different point of view, good. Not always the first one. Minimum of one photo for each scribe and for each annotator also. Each annotator also. Of course, photo where the colophon, the subscription of the scribe is. This is important, of course, no? But you have to judge, is the same scribe that copied the manuscript or is another hand that write the subscription, the colophon? Okay. After months or after a year, when you see, you know, once again the photos, You don't remember anymore what you thought in for 3, 4, 5 years as you see the manuscript. Today, of course, the situation is different. We have a lot of digitizations, manuscript digitized of the very important library. I don't know how the situation is, of course, in Bulgaria and Russia and so on. In Western library, most very, very
Many manuscripts are digitized and freely accessible. This is very important, very important. And I don't know, maybe that's... then, of course, the indexes, name indexes at the end of the volume, that's, I don't speak about that, that's of course, you know, the indexes of the dated manuscripts, of the names of scribe names, authors, and what you need in an index. Okay. And not one word about reproduction photos. Normally, we try to have photos in original size, not always maybe a sort of too big manuscript, okay, but normally in the original size. And, when you judge, or when I judge, so speak about me, when I judge writing on the basis of a photo, it's not always easy. Photo is something deception, I don't know. How the scribe wrote before and after that. I have just an example, one photo. It's not always enough, one photo. Okay, I will read fully digitized manuscripts in another story. Okay, Marco, cosa dici? Io posso continuare, ma posso anche giustamente fermarmi, poi magari se ci sono delle... Avevi delle altre cose che volevi dire sull'organizzazione, su queste cose qua? Per esempio, prima avevi accennato qualcosa sul secondo volume, che dicevi che era il più complicato. Anche il più criticabile. Faccio vedere il secondo volume. Aspetta un attimo. Allora, dunque, chiudo qua. Chiudo questo e vediamo se ritrovo quell'altro. Allora, secondo, aspetta un attimo, cerco in giro qua e là. Questo sì, e questo sì, esattamente. Ok. Secondo volume, paleografici e caratteristiche. Paleografica, una pagina a caso, non so cosa ci sia, diciamo 50. Ok, ecco qua. Allora, for each scribe, the professor Herbert Hunger made it that. It is in the description of the writing of each scribe with a single characteristic of the scribe. Not, I don't know, but Joachim 260. You know? Okay, chef mark of the manuscript, okay, plates, dates, okay, first half of the 14th century. And then the description of the script. Same character, Dr. Kemper. Minuscule mit, I cannot translate it at this moment in English. General description of the script, and then the characteristic of the script. Single letters, alpha, zeta, so, rho, so, phi, so. Then, two letters, two or more letters, gamma alpha, so gamma lambda, so, and then accent spiritus, and something, abbreviations maybe. For each scribe is so. It's useful, it's not easy to describe a script, it's not easy. Heberger was extraordinary good in this. And not only in this, of course it's subjective, especially the description of the writing. He tried to find out some terminology, but in Greek paleography, other than in Latin paleography, for instance, in Greek paleography, it's very, very difficult to find
and to identify, let's say so, no? Identify a type of writing. Okay, let's say minuscule, majuscule, of course. Then we don't, other than in Latin paleography, for instance, when you say this is a Carolingian manuscript, everybody knows what Carolingian manuscript means, right or wrong, but everybody knows. In Greek, it's very difficult to find. We don't have a scientific, let's say, terminology. In most of cases, there is an impressive terminology. Let's say so, no? Impressive terminology. But to make some example, someone studied a type of minuscule of the 10th century and defined that script as the peak in French. As the peak. Because of the ligature epsilon rho that resembles as the peak. It's not scientific, it's just impressive. And this is not, this is, it's very difficult. Most of Greek scripts are very conservative and it's not easy to date them. Others than in Latin paleography that can better date manuscript, the script, that's a Gothic hand of the last quarter of the 14th century. Greek paleography, okay, this is an end, I don't know where, maybe 13th century. That's normally the case. It's not beautiful, but it's a soul. This is due to lack of dated subscribed manuscripts. I told at the beginning, the first dated manuscript, Greek manuscript is 800 dated. In the meantime, in the West, there are hundreds of dated manuscripts. And when you have a lack of dated manuscript, you don't have many possibility to compare dated, as let's say better, undated with dated material. So where's the paleography? So paleography works, no? Comparing dated material with undated material and otherwise. And you have not so many possibility to do that. Very conservative writing, normally, at least until the 13th century. Then as the situation is different. I don't say easier, but different. This is the end, the end of the Byzantine Empire. This is the end of the, let's say, the unit, political and let's say also cultural and also paleographical, also unit of the empire. And you have many different writing. You can better see the difference of the writing. And you can say, oh, okay, this is Sicily, or this is Calabria, or this is continental Greece, or something like that. No? Okay. But it, of course, in the 15th and 16th century, the situation is not is more, much more better, and we can more easier identify, compare, and identify scribes. Hence, what we cannot do in the 10th or the 11th century is more complicated. We don't have so many, let's say, personal writing. They look like always in the same writing. It's not true, but it seems so. Okay. Mm-hmm. Okay. Sì, quindi questo era un aspetto un po' sempre complicato. Herbert Unger ci teneva molto. Herbert Unger, che è stato uno dei più grandi studiosi di letteratura, di filologia bizantina, insomma, è stato presidente dell'Accademia delle Scienze Austria, assolutamente straordinario, cioè, diciamo, e ci teneva molto a fare questa parte. Nel terzo volume avevamo cercato gli altri di persuaderlo a non farla, ma l'ha fatta. Va bene, così, giusto, è così. Però è molto difficile e si espone poi sicuramente sempre a critiche, no? Ma era meglio dire così, era meglio quell'altro, è sempre un po' soggettiva naturalmente come cosa, no? Sicuramente molto soggettiva. Però utile in ogni caso, no? Utile in ogni caso perché uno almeno legge e boh, così
ti fa un'idea del come anche si vorrei individua forse qualche caratteristica così, insomma. Naturalmente, come dicevo prima, l'analisi sulla base di una sola riproduzione è sempre un po' pericolosa, no? Perché naturalmente lui e tutti noi, quando guardiamo una tavola, quella guardiamo. Quindi le caratteristiche della scrittura sono quelle che noi vediamo in quella riproduzione. Ma magari 20 fogli dopo o 30 fogli prima fa altre cose che non vediamo, o le fa differenti, insomma. Quindi anche questo è sempre un po' pericoloso, come dicevo sempre, per questo anche l'analisi del manoscritto in originale aiuta molto, perché quando si sfoglia un manoscritto ci si rende col dito, ci si rende conto meglio se a volte ci sono sempre dei casi problematici, ma è un altro copista o è sempre lui che scrive? È cambiato? E dov'è che è cambiato? Insomma? A volte uno sfogliando si rende conto se, che magari è lo stesso copista che piano piano cambia leggermente modo di scrivere, come dicevamo prima, naturalmente, o invece è effettivamente un altro copista, ma là dov'è che c'è stato l'arrivo del si è seduto al secondo copista e ha cominciato a scrivere, no? Quindi questo è un po'. Quindi guardare il manoscritto in originale, per esempio, si fa meno bene questa operazione con la digitalizzazione, che è straordinariamente comoda per 100 cose, naturalmente, no? Ma lo sfogliare un codice digitalizzato è più faticoso, diciamo così, no? Perché arrivo dopo 50 fogli, dov'è che l'avevo vista questa prima? Devo ritornare indietro, mentre invece col codice sotto mano, naturalmente, si fa prima e meglio, probabilmente. No? Però, va bene, ok. Sì, questo era quello a cui alludevo prima col secondo volume, quando dicevo che è un po' utile, sicuramente problematico, insomma, diciamo, ecco, per certi aspetti. Okay. Marco. Allora, intanto ringraziamo il professore Leuteri per questa presentazione e apriamo il dibattito. Abbiamo, come al solito, mezz'ora, 40 minuti per domande completamente osservazioni. Penso che sia un'occasione molto 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 utile, molto interessante per Marco, noi. Ma prima che tu chieda che loro dicano, no, giustamente, forse se tu inquadri anche la lingua che vuoi, naturalmente, l'idea, diciamo, che avete, insomma, non lo so, insomma, è quella di provare a costruire un repertorio di copisti slavi. Se non capisco male, no? Hai detto male. Ok, quindi slavi, quindi di tutti, la stessa idea del repertorio, più o meno, insomma, cioè, tutti i copisti, no? Tutti i copisti. Allora, noi in realtà abbiamo l'idea su cui stiamo lavorando adesso è lavorare sui copisti slavo-meridionali, quindi balcanici, del XIV secolo. Ok, quindi limitato a un periodo. Per questo, per creare un modello, perché non c'è un modello in questo senso nel mondo slavo, e allora ci sembrava importante partire da un secolo in cui ci sono diversi copisti conosciuti, manoscritti datati, perché cominciano ad esserci manoscritti cartacei, quindi è più facile averli già datati con le filigrane. Insomma, superiamo questo problema che tu sollevavi prima della datazione, perché i nostri copisti sono ancora più stereotipati di quelli greci, inizialmente. E allora volevamo partire partendo dai copisti conosciuti, quelli che hanno delle iscrizioni, eccetera. Quindi il tempo è limitato, parliamo di probabilmente 2000 manoscritti. Va bene, già sono abbastanza. Come pensavate di fare? Cioè, tipo come noi, insomma, diciamo, andando avanti per regioni, per biblioteche, per stati o per non so che cosa, o andando invece come Fogel Garthausen in ordine alfabetico, diciamo, quella è un po' anche quella dal punto di vista del tempo che si dedica, fa una differenza naturalmente. No? Allora, noi in questo momento stiamo creando un indice, un catalogo sintetico, diciamo, di tutti i manoscritti slavo meridionali del XIV secolo, annotando quelli che hanno o non hanno annotazioni di copisti noti, no? Oppure attribuzioni fatte da qualche collega, no? Io credo di aver perso. Uh-huh.
credo di aver perso con la il mia... materiale bibliografico, cataloghi e via. Cataloghi. Mi senti? Sì, adesso sì. Ah, sì, no, ti dicevo, avete cominciato, quindi state facendo il censimento dai cataloghi dei manoscritti e poi dalla bibliografia, no? Per inserendo i nomi e quello che è, insomma, diciamo, esatto. Le copiste. Ok, sì. Questa è la prima fase, quella di raccogliere le informazioni sì. di base. Dopodiché bisogna passare quindi, alla seconda. Siamo fondamentalmente sono le biblioteche, quindi dei Balcani, quindi insomma, diciamo, no? No, quindi dalla no, ex Jugoslavia, chiamiamola così, fino... No. Ah no, no, non perché sono Balcani, no, sì. Un 400 manoscritti sono andati in Russia poi nel frattempo. Cioè non sono conservati. Ah, e certo anche tu in Vaticano hai i manoscritti che non sono solo stati scritti in Vaticano, giusto? No, certo, no, anzi sono la minoranza quelli. Esattamente, e la stessa cosa vale per noi, per cui no, abbiamo ovviamente tanti manoscritti qui, in Bulgaria saranno un centinaio, al Monte Athos ovviamente saranno, adesso non so ancora quanti, Marta forse sa quanti sono all'Athos. Marta? Ma credo sui 200-250, però non lo so. Cioè per ora ne abbiamo inseriti tipo 150, ecco, per ora. Però ancora mancano i manoscritti minori, cose eccetera, capito? 400 in Russia, non so, 200 saranno, 150 saranno in Serbia, eccetera. Okay, quindi sì. Stiamo facendo un po' questo lavoro qui anche per renderci un po' conto della mole del lavoro e poi certamente cercando di utilizzare le tecnologie digitali che 40 anni fa non c'era. Ah, beh, certo, non c'era. Ho preso il catalogo digitale, infatti è in collaborazione con l'Istituto di Matematica e Informatica dell'Accademia delle Scienze. Ah, ecco, quindi vi fornisce quindi la il supporto, diciamo, no? Tutta la parte. Cioè, esatto. Okay. Sì. Dopodiché però stiamo domandandoci, cioè è molto importante adesso in questa prima fase raccogliere queste informazioni, ma raccogliere anche le idee su come poi portare avanti la seconda fase, quella di raccolta di materiale, capito? Sì, certo. Quindi per noi è stato molto importante quello che ci hai raccontato oggi, secondo me. Sì, perché visto, cioè, i numeri sono naturalmente importanti, no? Per quanti sono i manoscritti, certo, no? Perché è chiaro che se poi il discorso geografico aiuta naturalmente un po', perché nel momento in cui mi concentro su quelli di Sofia, per dire, a parte che ce l'hai sotto casa, ma insomma, diciamo, quelli di Sofia o di un altro posto singolo, è chiaro che quei 100, 200, 300 li guardo a nastro, uno dietro l'altro, insomma, diciamo, ecco. Se comincio ad andare una volta qua, una volta a Sofia e l'altra volta in Serbia e poi vado in Russia e poi perdo un sacco di tempo e ho l'impressione non arrivi poi bene, almeno cioè, puoi presentare un prodotto, puoi dire, ma dei copisti, brava, dei codici del fondo X, insomma, diciamo, intanto quello è, anche perché spesso poi magari nello stesso fondo magari trovi qualcosa di simile, insomma, magari, no? Potrebbe essere, no? Qualche mano simile o addirittura lo stesso, insomma, no? Facilmente. Apriamo un po'... Diamo la parola a chi vuole, coito isk da postavi vaprosin, vier zbrachtice, professor Leuteri, govori italianski, angliski, nemski, franski, pece vie možete da postavite vaprosin na vsički tezi jezici, както vi è più удобно, a na bulgarski, na ruski, ne može. No. Ili možete da godavate i as da go prevežda, da, taka se što može. Non posso arrivare al tedesco, anzi meglio dell'inglese, posso arrivare al tedesco, anche al francese naturalmente, ma poi mi fermo lì. No, però se serve... Ebraico, però ho dimenticato un po' di roba. Io posso tradurre. Posso tradurre. Va bene, sì. Prego. A voi. Imali vaprosi. Da, Elisabetta. Ciao Paolo. Ciao Elisabetta. Grazie molto per la comunicazione. Io preferisco parlare in inglese. Please. It was interesting that you shared a lot of problems that we also have
with our copyists and the way how to recognize similar scripts in different manuscripts. I was really surprised because you said that Greek copyists are very conservative, something we surely know. But Slavonic copyists, they are very different. And I think that it poses the same difficulty to recognize a hand. Therefore, I was very surprised to hear, maybe I was wrong, that you deal in 30 minutes with one manuscript. Mm-hmm. Is it possible in 30 minutes to decide how many hands you have in one manuscript, which is the first one, when starts the second one? It takes me years sometimes. And I'm going back to the same manuscript, I don't know how many times, to make sure, and at the end, I'm not sure. Mm. Therefore, I'm really surprised how you manage to deal with so many thousands of manuscripts, actually. You shared the way you distributed the work, and then you had your regular meetings, which is certainly something to do. But nevertheless, I really wonder how it was possible to do all this work on attribution of hands. Okay, what I said before is we try to go through a manuscript in about 30 minutes, is this correct? Well, maybe sometimes 25, sometimes 40, 45, I don't know, but so was the normal way was 30 minutes about. Each day we had to see about, 20 manuscripts. That's it, 20 manuscripts. How many hours do you want to work in a day? 8, 9, 10, so let's say so. That depends, of course, on the possibilities the library offers to you. At Vatican Library, we have the great possibility to work in the repository of the library. We are special visitors. And so this very, very simple. You don't have to order each manuscript to fulfill the order. Okay, we just take the manuscript from the library. Okay. You waste not so much time in administrative things, and I don't know you begin to one page after another. Okay, copies scribe one. Okay, 1, 2, 3, 200 folios. Okay, how much time? You don't have, of course. Maybe I didn't play good. You'd have to identify the name of the scribe. Okay, sometimes I say, okay, this is the hand of, I know, okay, I'm sure, okay. But normally you don't know, the most of the manuscript, you don't know the name. You are not able to identify the scribes, of course, the majority of the cases. So, you are able to distinguish the different hands normally. First hand begins folio ens recto till 20 verso, then second hand from 21 recto to and so on. Normally, yes. Maybe sometimes you have some doubt, okay, but normally you can, of course. But in the end, how much time do you need to come to the end of the manuscript, 200, 250 folios, 10 minutes, 25 minutes, one folio, nothing matter. You see, 12 verso, okay, annotation, 14th century, okay, right, and so on, until the end. You need, for this purpose, of course, the very important activity is to divide the hands. The identification, the name of the scribe, that came after. You order the photos,
and in the National Library of Austria, National Library, you sit down and to three people sit down and say, okay, well, this is the end of, I don't know. Okay, let's say this end, maybe I solve some question. Guck mal, maybe there's some kind of this repertory, we find the photo, maybe it's the same end, I don't know. Huh? Three people who know paleography, Greek paleography and Greek scribe, we came to a result. Maybe there are many mistakes. I attributed some end to copies. No, it's not the same. It's not this copies or this scribe. Or I didn't see that. How could we don't identify this guy back? Okay, but hurry. Okay, so otherwise we couldn't. We didn't publish three volumes. We stood by the first volume, maybe first one. In the meantime, we got older, and okay. Mm-hmm. Yeah, of course you need, I didn't speak about that, a good paleographical eye. That's of course, I think, a good paleographical eye, otherwise you need one day for a manuscript. Okay, it depends on how many manuscripts you have to describe, to describe, of course. If you have 10 manuscripts, okay, but we go to Munich or to Berlin or to London or to... How many days can you stay there? 2, 3, 4, 5, how many manuscripts? You don't go to Madrid or to Paris to see just in a week 2 manuscripts. you never come to an end. Yeah. It's very expensive. Mm-hmm. The Austrian Academy of Science was not so liberal, say so. Altre domande o contributi o reazioni? Има ли още въпроси или размишления или нещо, реакции? Да. Добре. Ети. While the others are still thinking, I just wanted to ask another question. Paolo, it is obvious that we wouldn't have enough access to originals. It is difficult, especially now, to go to Moscow or to go somewhere else. And it is also a question of money, of course. Do you think that to use digital copies could replace a work with the originals? Because a digital copy gives you a lot of possibilities to study a manuscript. Sometimes they are even better than if you have a manuscript for a limited time, and you cannot go so deep into the handwriting, for example. So what's your opinion? Yes, advice? Of course. If you speak about a full digital, as a complete digital reproduction on the manuscript, okay, this case, okay, you need more than 30 minutes maybe in the to go through the manuscript, but with a digital copy, but okay, but you can't do that at all, but, yes, of course. Yes, of course. You can. Maybe you are not so. You can. Okay, but nowadays with digital, with digitization manuscript, I think that digitization is normally very good, and they allow you to see almost everything, sometimes better than in the original. The correction, maybe, or something like that. No? You see better. You can enlarge the image, and you can see better, sometimes much more better than in the original. Yes, of course. You have to use this possibility to, we have to today, no?
When we did this, the colleagues in the 70 and 80, and I myself in the 80 and 90s, we don't have digitization, of course, it's just eyes, just our eyes. No. There's no other possibility to make this job than to see manuscripts in the original. You cannot trust, you couldn't trust the single reproduction. Okay. Yes, you need. We didn't speak about. It's not so easy to speak about that in the paleographical eye. No? That's the, well, I say about the 30 minutes or something like that. Sometimes 40 minutes is the same approach. No? You need people who have a good paleographical eye, no matter what paleography, but Slavic paleography in this case. But you need people that they see a manuscript, they see a writing, and they say, don't, after a week, they say, okay, second half of the 14th century. No, after 30 seconds, 10 seconds, they say, okay, this is a, you don't need to identify the scribes, okay. That's normal, of course, no? That's normal. You don't have to waste time to make controls. As we were in the Vatican Library, we have, of course, everything we need, but I never took a book, but because I don't have time to have this article, now this book, you don't have time. You just write from folio and one rector to 10 verses copy, photo at home, let's see at home. If we can find out the name of the scribe, comparing with other writing and so on. Otherwise, he remains anonymous. Maybe comes another colleague who can find out the name of the scribe. Okay, good. Good. Paleographical eyes, this is very important. I don't know how the situation is in the Slavic, let's say so, not properly the Slavic paleography, but I don't know. Anatoly Turiuf, he has such a paleographic eye. He's the most famous. I speak about, yes, okay, when you see a photo, so a digitization of a manuscript, quietly at home, okay, now you can check that out on other publications, I think, so you can compare, you make everything. I spoke about, you see the manuscript, you see the script, and you say, okay, second half of the 14th century. Maybe I'm wrong, of course. Maybe it's the first half of the 14th century. Okay, I'm wrong, but normally not. Marta, Milena, Alberto, imate li vaprosi, vije koji to započnakte malo ako da rabotite? No, più, prendo un attimo la parola io, più che diciamo domande, più che altro una riflessione del mi sembra impossibile questa storia dell'occhio paleografico, cioè io sono molto giovane, è una cosa molto difficile, quindi sì, cioè, e in questo campo diciamo molto soggettivo, forse c'è un po' bisogno di oggettività, di metodi fissi, sì, diciamo, tocca studiare tanto e poi sì, riuscire in poco tempo a capire, insomma, sì. Avere davanti un manoscritto e riuscire a capire subito che cosa si vede, fondamentalmente. Sì, no, è chiaro che uno poi, va bene, insomma, poi dipende appunto a chi lo fa, naturalmente, no? È ovvio, certo. Che posso anche non scrivere niente, se poi so che tanto c'ho la riproduzione e ciò la digitalizzazione e ciò tutto quello che voglio, vabbè, 14 secolo, ma forse lì ci arrivo, c'è bisogno di dire ultimo quarto del 14 secolo, 14, poi guardo meglio, ma non posso dire 16 se è 14, se no mi cambia. No, va bene, questo, certo, da questo motivo. Secondo millennio, no, qualcosa di più preciso, insomma, qualcosa di più preciso serve, insomma, no, quindi quello lo
relativizzavo all'attività che avevamo fatto naturalmente, non c'erano digitalizzazioni, eravamo ridotti solo alle foto, spesso poi non arrivavano, certo. Non c'erano, non rimandavano le foto, e quindi ho scritto che era il comunista X, boh, sarà vero, boh, speriamo di sì, speriamo. Speriamo di... Oppure non ho scritto niente, non mi ero accorto che era il copista X, tanto poi lo guardo a casa, avevo pensato, lo guardo a Vienna, tanto poi. Sì, ecco, l'occhio paleografico, cosa vuol dire? Glielo dico subito, l'occhio paleografico. Quando appunto quando ci vedevamo due volte a Vienna, il nostro ospite, appunto, Gamesh, che era appunto il conservatore dei manoscritti della Biblioteca Nazionale Austriaca, ci riunivamo in una sala molto bella, dei mappamondi, un tavolo molto grande, e lui ci faceva trovare le pile delle riproduzioni, ordinate per fondi, no? Vaticano 1, Vaticano 2, Vaticano 3, una sopra l'altra. Okay. E poi avevamo quello che noi avevamo scritto, il nostro template, le nostre schede, insomma, le nostre schede. Ok, quindi cominciamo, Vaticano 1. Girava la foglia, la riproduzione. Chi l'ha visto? Dieter, Paolo, ok. Hai detto seconda metà del XIII secolo. Cosa dite? Sì, seconda metà. Copista? Non so, nessuno dei 13 anni. Vai, prossimo. Secondo, Vaticano 2. E così via per tutta la giornata. Oppure, hai detto che era copista Giovanni. È vero? È vero? No, che copista Giovanni? No, non è lui, è un altro... E quindi per no, controllare, guardatevi, eccetera, eccetera. E quindi, però, questo lavoro eravamo un po' divisi in due parti, insomma, diciamo. Io e Halfinger, il tedesco, diciamo, avevamo più o meno un modo simile di accostarsi, no? Guardavo la scrittura e dicevo, questa forse assomiglia, aspetta, l'aspetto generale mi portava sempre, e anche all'altro portava. Invece l'austriaco, il corso, aveva bisogno di, aspetta, no, sì, aspetta un attimo. L'alfa è così, il beta è così, il gamma è così, allora forse è lui, insomma, ecco, quindi è un modo diverso, no, di accostarsi alla... Ma ingannevoli tutti e due, naturalmente, no? Perché, però, sa, quel fatto lì ci fidavamo molto, perché essendo in tre che si controllava la cosa, sì, possiamo sbagliare anche tutti e tre, naturalmente, per carità, perché è difficile che tre sbagli, no? Insomma, diciamo, un colpo solo. Cioè, no? Quindi questo è un po' l'occhio paleografico, no? Quindi è poi l'aspetto... Che aiuta molto, inganna, che aiuta, no? Naturalmente, inganna e aiuta. È chiaro che questo tipo di lavori, poi, questo lo dicevo all'inizio, era un po' veloce, ma insomma, questo è sempre molto utile, perché sapere chi è il copista di quel manoscritto non è una cosa casuale, insomma, no? Cos'altro ha copiato, per chi ha copiato, dove ha copiato, e sapere che c'è un nome o addirittura una data anche per magari anche un luogo, e me lo colloca in maniera perfetta da qualche parte in un qualche periodo, no? Quindi mi apre delle valutazioni storico-culturali, religiose, quello che è, insomma, diciamo, dipende dal tipo di testo che ha copiato, no? Quindi questo è importante, e quindi è anche pericoloso, come dicevo prima, perché poi quando si sbaglia salta il banco, insomma, diciamo, no? No, ho sbagliato, e quindi mi salta, avevo detto che era storico-culturale nell'ambiente di Pinco Palli, ho sbagliato copista, non c'entra più, ho sbagliato tutto quello che veniva dopo. Insomma. Quindi che questo è pericoloso, appunto, come dicevo, ma è importante, perché collocare un manoscritto, non necessariamente per nome e cognome del copista, ma collocare il manoscritto da qualche parte è... Come dire, non è una cosa casuale così, no? Cioè, hanno fatto quel manoscritto in quel modo, in quel luogo, diciamo così, in quella regione, in quel periodo, lo facevano così. Quindi, contenuto? Con quel contenuto, quindi non è un manoscritto, ma è quel manoscritto. Quel manoscritto, quindi non è casuale, insomma, diciamo, no? Non è casuale. L'hanno scritto così, l'hanno impaginato così, l'hanno commentato, non commentato, decorato, non decorato, insomma, e così via, insomma, per tutto contribuisce a fare un quadro più o meno preciso di una determinata situazione, no? Quindi mettendone insieme poi più di uno si può riuscire a dire qualcosa di più sugli aspetti storico-culturali, religiosi, eccetera.
contenuto e così. È proprio quello che stiamo facendo in realtà col database, giusto Marco? Nel senso, anche il database aiuta, cioè la cosa, la digitalizzazione, cioè il rendere digitale, no? Accessibile con un clic il tutto, basta selezionare per esempio il luogo. Ti fa vedere subito, certo. Esatto, c'è la lista, giustamente il cartaceo è finora, giustamente tutti, cioè, se andiamo avanti col cartaceo, lo stesso ci ha fatto vedere qualcosa di cartaceo, ma digitalizzandolo, ecco, hai tutto subito. Poi certamente però i dati mancano, quindi tocca comunque approfondire, fare uno studio. Però certamente c'è già, come diceva lei, no, creare un quadro della situazione su dati certi. Certo, su... certo. Sì, assolutamente. Va bene. Grazie. Имали други въпроси? Faccio io una domanda diversa. Sai per allora, noi ci stiamo domandando anche perché sappiamo che soprattutto per la paleografia latina ci sono dei progetti di paleografia digitale. Noi non siamo molto a conoscenza di progetti di paleografia digitale greca, bizantina. Tu hai idea? Se digitale tu intendi l'applicazione, diciamo, delle tecnologie digitali per riconoscimento della scrittura, per esempio. Per esempio. Simili, insomma, diciamo, ecco, sì. Non c'è molto, perché la maggior parte dei casi, si dice la maggior parte, quasi di tutto, sto cercando di farmi in mente qualcosa, ma non mi viene in mente nulla, di progetti, diciamo, dedicati... diciamo all'alfabeto occidentale, lì sì ce ne sono, iosa ce ne sono sull'alfabeto greco, l'alfabeto codici scritti in greco, quindi naturalmente su due piedi non mi viene in mente niente, cioè ti confesso lì se non qualche cosetta così, ma niente lì neanche vale la pena di segnalarla, se ne siamo, no, è sull'alfabeto occidentale, quindi latini, italiani, insomma tedeschi, francesi, insomma quello che è, ma loro hanno fatto un certo lavoro, sono 40 anni che lavorano anche su questo tentativo dell'utilizzo delle tecnologie digitali, i latini, diciamo. Cioè l'alfabeto latino. L'alfabeto greco no. Ti escluderei su due piedi al momento, se c'è qualcosa. Slavo ancora meno, ti dirò. Immagino, si va in fase climax discendente. Sì, no, latino sì, ce ne sono tanti cose, strumenti, insomma, sì. Ma secondo te perché? Per quel motivo che dicevi prima, cioè che sono meno caratterizzate le scritture? Sai, anche molte scritture, anche scritture occidentali a volte sono difficili da certe scritture, molto calligrafiche, molto, a volte si capisce, poco si capisce, insomma, diciamo, lo stesso copista, sono due copisti, sono tre copisti, non è così semplice. Però sai, ci sono molte più testimonianze. Se il greco ce n'è una, in latino ce ne sono 50, quindi è chiaro che tu hai una massa di materiali molto più importante per confrontare, paragonare, eccetera, eccetera. Non c'è la verità. Quindi non credo che sia quello. È semplicemente che la maggior parte dei casi se ne sono occupati studiosi occidentali, insomma, diciamo, e quindi sono anche cercando di ricordarmi i convegni, gli incontri, eccetera, eccetera, ma quasi tutti gli esempi vengono da alfabeti latini, se non mi ricordo male, ora ma vorrei dire sciocchezze, ma lo so su alfabeti orientali, come la situazione, orientali dell'Asia, intendevo, come sia la situazione, ma l'alfabeto greco non mi viene in mente nessun tentativo decente, insomma, diciamo, che faccia capire qualcosa, insomma. Latini, basta che apri qualche sito di digital paleography o qualcosa del genere, se ne trovi a yoga, queste cose qua, no? Ormai sì. No, greco nulla ti direi, insomma, sì, nulla ti direi. E ancora, secondo te, abbiamo visto le difficoltà di questo volume 2, secondo te questo lavoro di descrizione della scrittura, noi non abbiamo ancora deciso se farlo o non farlo, per dire la verità, ci stiamo domandando se serve, se non serve, se aiuta veramente poi, oppure... E se aiuta dobbiamo capire con quali criteri, con quali standard, no? Cioè che cosa guardiamo nella scrittura, perché questo alla fine comunque è importante, che cosa guardo, no? Secondo te è più utile o più dispendioso come... Ma dunque, allora, da un lato è sicuramente utile, naturalmente, perché però devi cercare cosa, quindi di classificare la scrittura, questa scrittura è fatta così... sia nell'aspetto generale sia nelle caratteristiche della scrittura, dritta, inclinata,
corsa calligrafica, non calligrafica, stretta, larga, eccetera, eccetera. E poi alcune l'hai fatta così, l'abbiamo fatta così, eccetera. Le caratteristiche un po' salienti, insomma, diciamo, della, di quella scrittura, di quel copista, quindi di quella e di quella scrittura. Dall'altro, naturalmente, immaginati quindi il ricercatore, lo studioso, cosa fa? Legge, io leggo le cose che ha scritto Hung, senza vedere il nome del copista, no, non capisco che è lui, come faccio a capire che è lui, insomma, diciamo, no? Perché mai ce ne sono 50 simili, insomma, 100 simili, ce ne sono di quelli, no? Quando mi dice scrittura calligrafica, boh, vabbè, cioè, possono venire in mente 100 tipi di scritture calligrafiche, naturalmente, no? Quindi a volte lo sforzo non so poi quanto, perché poi se tu lo vedi dalla parte di chi cerca, cosa va a cercare? Fammi andare a vedere se l'hai fatta così, boh, per dire, no, però sai, bah, sai, non è così, non è così. Io infatti non ero praticamente mai stato convinto di questa cosa, ma insomma, lasciamo perdere questo. Ma non perché... No, ma invece ci interessa fare. Proprio. Sì, non so se non si può fare, ma non so, però la va fatta, perché allora quando tu poi permetti di ricercare anche quelle, diciamo, la descrizione della scrittura, perché se resta lì, allora è inutile fare, cioè me la devo andare a leggere tutte quante per vedere se trovo qualcosa, no? Ma poi se tu indicizzi, diciamo, quello che hai descritto, diciamo, no? Intanto devi avere uno stesso linguaggio, se no poi sì. La stessa cosa va a finire in 10 posti diversi e quindi non serve a niente, insomma, no? Sia nella definizione, diciamo così, della scrittura, sia poi nell'individuazione di singole cose caratteristiche, insomma, diciamo, no? Quindi deve essere il linguaggio, l'uso del linguaggio è fondamentale, insomma, se no poi trovi più niente, insomma, non serve a nulla. Quindi quello è importante, quindi non so dal punto di vista, come dire, del linguaggio come è la situazione, intendo codificazione di determinate cose o è tutto da inventare, o alcune cose sono da inventare e altre sono abbastanza, diciamo, chiare, mettiamola così, no? Questo è importante, quello del linguaggio che si usa. E poi devi permettere, allora, naturalmente, che anche questa parte sia, come dire, ricercabile. Sì, perché se allora se resta lì da una parte, per esempio, quella lì non è ricercabile, quella di Jung. Cerco l'alfa, no, l'ho sfogliato tutto quanto, se mi devo andare a cercare, fammi andare a vedere che cosa, insomma, diciamo, no? È utile, diciamo, forse come esercizio, esercitazione, insomma, come si descrive una scrittura? Quello sì, tipo quella non è ricercabile, non c'è un indice delle caratteristiche paleografiche, capito? Anche perché sarebbe stato difficile, infatti vedi che lui poi, hai visto che mette la riproduzione della singola lettera, sì, la spiega, ma poi la vedete che se non la vedi non capisci come è fatta, insomma, no? Fino in fondo, quindi questo è importante, cioè, no? Quindi dice, allora, vabbè, allora mi guardo la tavola direttamente, cioè. Però indubbiamente è un esercizio sicuramente utile quello di provare a, può essere ancora una cosa nuova, interessante da provare a sviluppare, no? Come si descrive una scrittura, là? Quali sono le caratteristiche generali e particolari che si possono, però a quel punto bisogna che sia qualcosa, bisogna che sia ricercabile, se non serve a niente, si è appiccicata a una riproduzione, la descrizione di quella, ma me la devo andare a vedere, non la trovo se cerco qualcosa, insomma. Quindi la terminologia lì è fondamentale, devi usare sempre la stessa terminologia, sia nell'individuazione del tipo generale di scrittura, e quella forse si riesce, le particolarità sono un po' più difficili da, come dire, ricondurre ad unum, perché la A è fatta così, beh, quanti tipi di A ci stanno? Non lo so, insomma, capito, quindi... è la stessa di quell'altro, non è facile, insomma, no? E però io non so, non ci sono ancora arrivato io, per cui non lo so, però penso che se vogliamo poi provare a vedere se la informatica ci può aiutare, certo. Poi dobbiamo dire al computer cosa deve guardare. Certo, allora sì. Per noi è importante cominciare a vedere che cosa è utile guardare in una scrittura per poter fare... forse sono un po' simile all'austriaco in questo momento, al tuo collega austriaco, no? Forse. Però... Perché tu guarda, l'aspetto generale, quello, ahimè, è l'occhio che te lo dice. Scrittura dritta, inclinata, corsiva, non corsiva,
no, hai capito, larga, stretta, alta, bassa, insomma, diciamo, ecco, qualcosa del genere, quello lo vedi a occhio, insomma, diciamo, un pochino, vedi la pagina e più o meno, insomma, diciamo, qualcosa tiri fuori. Quando poi arrivi alle singole caratteristiche, naturalmente, no? Le devi dire tu quali sono le singole caratteristiche, naturalmente, no? Questo copista, questa scrittura, c'ha qualche caratteristica per essere individuata come tale, se no è uguale a un'altra, insomma, diciamo, no? Quindi cosa c'ha di caratteristico questa scrittura? Questa singola scrittura, intendo? È là che è fatta così, stranamente è fatta così. E allora là è quella. Però, sì, glielo dice al computer, ma prima già che tu la vedi, prima che tu individui, non è che ti individua lui, là è fatta così. Alla fine del tutto, quando tu ne hai messi dentro 10.000 di A, allora sì, naturalmente può, no? Allora sì che può fare il confronto, diciamo, tra il un programma, diciamo, che può fare, sviluppare un programma che possa fare il confronto come le impronte digitali, che si sovrappongono, come si sovrappongono, la sovranità, no? Quanto si sovrappone, quanto è simile, quanto non è simile, insomma, in qualche modo. Se tu ti guardi, se voi guardate il sito, quello Digital Paleography, fatto Peter Stokes, i pionieri, insomma, di queste cose, dove c'è dentro un po' di tutto, insomma, no? E anche appunto serie di esempi, fa vedere come si, alfabeto latino, alfabeto, non importa, insomma, diciamo, come hanno sviluppato le novità, le cose, eccetera, lì forse trovi qualche, così, almeno c'hai un po' un quadro della paleografia digitale, insomma, diciamo, la paleografia digitale, così può aiutarti, aiutarvi, insomma, diciamo, a pensare. Cioè, no? Però sicuramente sì, è chiaro che tu devi inserire, diciamo, in un ipotetico programma, devi inserirci A è fatta così dentro, B è fatta così dentro, C è fatta così dentro, e così via per migliaia di cose, insomma, di casi. Insomma. E quindi alla fine, poi, quando cominci a averne un numero consistente, puoi cominciare a, no? A sviluppare confronti, insomma, no? Sviluppare confronti. Dobre, мисля, че ако няма други въпроси, мисля, че трябва да благодарим много професор Леутери за тази прекрасен семинар. Мисля, че за нас е било много полезно, за много гледни точки, нали? И аз трябва да ви кажа, че следващия семинар ще бъде на 18 ноември и ще го води Георги Парпулов, ще ни говори за Поп Герасимово писмо и какви са били гръцки влияние в това нещо. Ho ringraziato molto il professor Paolo Leutheri per questa lezione, per questo seminario, perché credo che ci abbia dato molti stimoli utili davvero al lavoro che stiamo facendo. L'appuntamento che ci diamo noi è al 18 novembre, quando ci sarà Georgi Parpulov, che ci parla di un particolare tipo di scrittura, che è il Pop Gerasimovo, che ha proprio un'influenza dal greco. Il seminario sarà in bulgaro, però, quindi non so se lo può seguire. Va bene, sì, ok.